Un giocatore che si allena da inizio del ritiro con la squadra, che in più cerca anche, visto che ho molta voglia, di allenarsi anche finiti gli allenamenti, che però ha fatto solo un'amichevole a Cesena e quindi probabilmente ha bisogno della partita vera, perché si sa bene che insomma, l'allenamento è sempre un conto per quanto tu possa andare forte, ma la partita poi quella di Serie A è un'altra cosa, quindi probabilmente ha bisogno proprio del ritmo partita e spero di trovarlo presto e di servire soprattutto qui. Di Verona e del Verona cosa conosci? Allora, di Verona, vabbè, io sono di Conegliano, quindi sto qui a un'oretta e le sensazioni sono quelle, è strano dirlo, però diciamo che anni fa quando sono andato a Firenze non conoscevo nulla della città e mi sono sentito subito a casa, era una questione di sensazione e sono rimasto lì 7 anni e ho avuto grandissime soddisfazioni. È la stessa sensazione che ho avuto qui, in spogliatoio con i ragazzi bravissimi, giocatori con grandissimo entusiasmo e mi sono sentito subito a casa sia al campo che in città, perché comunque sono tornato in Veneto, che è effettivamente a casa mia, e poi perché è una città bella che ti fa star bene, quindi spero che vivere le stesse sensazioni i primi giorni portino alla stessa cosa, vuol dire che starò qui 7 anni e con grandi soddisfazioni, insomma, questa è la mia speranza. E sì, conosco il Bentigodi, ma non Cordellella, tra l'altro la mia prima partita l'ho fatta quando giocavo nelle giovanili, poi col Milan o con il Conegliano, veniamo qui a giocare contro il Verona spesso. È successo anche al Bentegodi, però non conosco il Bentegodi dell'Hellas e non vedo l'ora di vederlo. Contorni tu hai fatto tempo, no? Firenze, Cesena, Sì, ha fatto 2 anni, Cesena. sì. Io ero già lì, sì. Sì, ha fatto 2 anni con lui, ha fatto 60 gol in 2 anni con me, quindi quando mi ha visto era contento. E poi d'altronde che poi è il campo che parla, infatti. In questi anni non ho mai parlato perché a me, io penso che il giocatore, il calciatore, parli con i fatti e basta, poi insomma, voi fate un altro mestiere, quindi è giusto, che è importante anche il lato della parola, invece per noi giocatori, cioè a me, per come ho fatto io, per me conta poco, insomma.